Ciao ragazzi, ma questo no, vado a Ucranua! Ecco qua davanti non sta speleologo, va così. Grande, poi ti esploda il cadremo per ridere. Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile video. Di che cosa parliamo oggi? Di un bellissimo tattico, ovvero un plate carrier. Un plate carrier che non solo è molto molto figo, ma che vi farà sembrare un juggernotto come quelli di Call of Duty. È il tattico interceptor della Invader Gear. Ci sono un tot di cose da dire, ci sono un sacco di punti da toccare. Cose che mi piacciono, cose che non mi piacciono. Ha senso acquistarlo, è effettivamente il miglior tattico per fare The Heart Locker. Fate le dovute domande, sigla che poi partiamo. Vedi, perché loro gli hanno messo tipo le spalline, il parapalle, se ti sparano in testa muori lo stesso. Io questa cosa l'ho mai capita. Come detto, questo è il modello della Invader Gear ed è l'Interceptor, e i più dotti di voi l'avranno riconosciuto come uno dei modelli standard dei giubbotti degli americani, quindi abbastanza utilizzato negli ultimi conflitti scoppiati barra vabbè, guerra. Come possiamo notare, è molto più grosso rispetto a un normale plate carrier, che va a coprire normalmente da giusto sotto i polmoni a qui, quindi dall'attaccatura delle clavicole. È molto 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 più pieno e porta lo standard SAPI come piastra antiproiettile, se vi interessa, ed è fornito sia di spallini, come potete vedere, attaccati di fianco in modo da proteggere il braccio, che di un bellissimo parapalle, dove voi ovviamente dovrete andare a scrivere Get Sum. I più dotti di voi l'avranno capita. E inoltre ha questo finto, in questo caso, paracollo, in modo tale da normalmente parare dalle schegge. Questo è proprio finto, in quelli veri è fatto leggermente meglio. Comunque noi che giochiamo a soft air lo apprezziamo parecchio, perché i pallini giusto sull'ugula non sono troppo piacevoli. È ovviamente un tattico molto pesante, molto grosso, che all'interno del soft air personalmente trovo che trovi la sua utilità per chi vuole fare un po' di reenactment, oppure vuole giocare in maniera un pochino più pesante, avere un ruolo magari come funzione di soppressione. Quindi magari chi ha un LMG o comunque un mitraglione bello pesante o un frullone bello pesante, e quindi vuole avere questo aspetto da bulldozer della squadra, cosa che devo dire piace molto. Tra l'altro, chi è più attento e più fan del canale lo riconoscerà, perché è lo stesso tipo di tattico che io utilizzo nel video delle granate, quando mi devo far esplodere la roba addosso. Perché quale cosa migliore di un tattico da Heart Locker per farlo? Chiaro che quello di Heart Locker che continuo a citare è questo qui, che è quello da disinnescamento delle bombe. Questo qua non è l'uguale, però citatemi e permettetemi di fare questo parallelismo senza venirmi a scrivere no, quello lì è diverso. Parliamo adesso un po' dei dettagli. Come vedete la parte destra va a coprire completamente quella sinistra. La piastra normalmente si posiziona qui, e volendo se ne può mettere anche una protettiva dall'altra parte, e si va a chiudere su tutta la lunghezza del tattico, non solo nella parte inferiore come nei plate carrier normali. Ovviamente la protezione posteriore viene aumentata grazie al parapalle, come detto. Questa piastra ovviamente è riempita con materiale plastico, che però permette di andare a coprire anche sotto l'inguine, cosa molto utile quando beccate gente che mira alle palline. Troviamo un attacco velcro qui sopra, che ci permette ovviamente di andare ad attaccare il nostro nome, un po' di patch, quello che volete, e trova anche il suo attacco la parte del paracollo, comunque la protezione, il colletto del tattico. Volendo questo si può andare a rimuovere, perché ci sono gli attacchi qui di fianco nel caso vi dia fastidio, quindi non preoccupatevi. Sul lato troviamo gli spallini, come già detto li chiamo così perché si chiamerebbero pad shoulder, però in italiano fa schifo, quindi li chiamo pallini o protezioni per le spalle. Troviamo stupendo, a mio parere, l'attacco velcro per attaccare ovviamente il nome della squadra, comunque le patch normalmente identificative del giocatore, e le regolazioni. Questi qui si possono andare a staccare, visto che me lo chiedete spesso, e possono essere andati a montare su altri tipi di tattici. Io per esempio li avevo staccati dal mio, perché comunque è un tattico molto ingombrante, e li utilizzavo su un altro setup. Se cercate questo pezzo singolo non si trova, mi dispiace per voi, purtroppo è un pezzo che è irreperibile, dovete prendervi questo lavoro qua o attaccarvi alla ceppola della finina, peggio per voi. Il retro molto molto figo a mio parere, avete un mega
spazio per metterci un peccione tipico con la scritta police o del gruppo della vostra squadra. Noi per esempio utilizziamo PRBLV grosso qua dietro, che sta per parabellum. Ovviamente maniglione di trasporto se il vostro compagno viene ferito, dovete tirarlo fuori dalla cacca. E ovviamente tutto al molle, fatto in cordura, ovviamente 500 denari, qualità Invader Gear, senza infamia, senza lode. Ovviamente poi dopo troviamo gli attacchi molle sia sulle spalline che sulla parte posteriore, che ovviamente è sul davanti per poter attaccare le tasche. Chiaro è che avendo la divisione a strappi in mezzo non conviene mettere una tripla che va a bloccare ovviamente le due parti, basta mettere una doppia qui e una doppia qui. Quattro porta caricatori sono più che sufficienti, soprattutto se andati a combinare. Adoro il fatto che c'è un sacco di spazio per mettere un sacco di roba. Per quanto riguarda le regolazioni, poi dopo cambiamo argomento, le trovate qui di lato, quindi avete ovviamente questi cordini che potete andare a tirare per regolarvelo addosso. Comodità, sei sulla mia faccia? Parliamo adesso di qualità dei materiali e comodità. Allora, come qualità dei materiali devo dire che per il prezzo che ha non mi aspettavo niente di meglio, nel senso che gli spallini in particolare sono fatti molto bene. Un pochino il materiale di cui è fatto il tattico è leggermente tirato via, però allo stesso tempo non costa 7.000 euro come quello vero, quindi voglio dire, è accettabile che sia in questa maniera qua, 7.000 euro con le piastre ovviamente. Comunque, per il tipo di prezzo che ha, visto che costa non tanto di più di un plate carrier normale, trovo che sia ottimo, soprattutto perché poi potete andare a prendere alcune parti di questo e attaccarle su altri tattici, cosa veramente comoda. Inoltre, per il tipo di regolazioni e per come vista addosso, essendo un tattico sì pesante, sì un pochino ingombrante, è comunque molto comodo, nel senso che non essendo riempito con piastre vere ed essendo abbastanza morbido, perché potete ovviamente andare a piegarlo senza problemi perché le piastre all'interno sono ovviamente di un misto di gomma piuma, non siete ingombranti e non siete scomodi come se fosse un tattico interceptor vero con piastre di modello Sapi all'interno, dove liberamente vi muovete poco. Una piccola critica la faccio a questo colletto qui, che secondo me è carino esteticamente ma funzionalmente veramente molto scomodo. Avrei preferito una roba un pochino più piena che almeno funzionasse come quello vero, anche riempito di gomma piuma non mi sarebbe dispiaciuto. Il sistema dell'attacco degli spallini, si poteva fare secondo me qualcosa di meglio, vedo se riesco a metterlo a fuoco. Ci riusciamo? Ok, perfetto. Non ho ben capito perché è stato selezionato così, volendo si può risolvere in vari modi, ma magari questo ve lo dirò in un altro video. Il sistema di regolazione è simile a quello vero, quindi senza infame, senza lode, e l'attacco in mezzo, quindi il fatto che ve lo dobbiate chiudere davanti come quello vero, tra l'altro, trovo che sia comunque abbastanza buono perché vi permette di mettere un caricatore da una parte, un portacaricatore da una parte, un portacaricatore dall'altra. Per me funziona molto bene. In conclusione, penso che sia perfetto per chi sta cercando un tattico abbastanza diverso dai soliti, un pochino particolare, per ricoprire un ruolo abbastanza interessante ovviamente in situazioni urbane, perché si gioca in CQB con un lavoro del genere o comunque in campi con tanto cemento per ovvi motivi, e stia cercando qualcosa per accompagnare un fucile abbastanza grosso, un LMG come già detto, o comunque un bel frullone da dare supporto e soppressione alla squadra e per la squadra. Trovo che tra l'altro per il tipo di prezzo che ha sia veramente molto interessante, perché ripeto costa addirittura qualcosina di meno rispetto ai Reaper della Invader Gear, quindi fate eccezione per un paio di materiali che in effetti sono un pochino tirati via, ripeto comunque sopra lo standard medio dei tattici come ci ha abituato con Invader Gear, e fate eccezione per il colletto che sinceramente non ne capisco tanto l'utilità. Per il resto è un prodotto veramente tanto interessante. Trovate ovviamente tutto linkato in descrizione insieme anche a il nostro Instagram, sia mio che del negozio, pubblichiamo tanti contenuti, tanti aggiornamenti soprattutto in quest'ultimo periodo, quindi veniteci a seguire entrambi. Trovate quindi ovviamente il link anche del negozio dove potete acquistare questo incredibile prodotto. Ovviamente siamo al Monopoly Soft Air di Reggio Emilia, questo negozio qui dove sto girando il video che mi permette di fare questi incredibili contenuti per voi cari amici. Ecco perché vi esorto gentilmente a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e soprattutto cliccare sulla campanellina, altrimenti non ricevete notifiche dei video e vi potreste perdere incredibili news, come il fatto che abbiamo messo in sconto le mimetiche, quindi se vi interessa prendere una mimetica di un determinato tipo venite a controllare sul negozio e trovate giusto nella prima pagina tutti gli sconti interessantissimi, anche perché sono più del 50% in certi casi. Bene, ho finito di riempirvi la testa di nozioni e di informazioni, io vi ringrazio di essere stati qui con me questo sabato, che spero sia più soleggiato del mercoledì in cui sto girando il video, e come sempre stay hungry.